Ευχαριστία οικονομικά και διάλογο περδόνα σύνορα και το τελεινό θεματικά. Κόμπες, πατία, οικοτέρα, τέλειο, μόνο το και σύνορα τα παρόλα, ένα όμορφο ισιό, τα ελληνικά, μια κόρτα, μια καθιούσιμα κόρτα, με σούπιο, Santi a voi fratelli, i creati per me, Signore Dio nostro. Sia onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra di uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria nostra. Signore Dio, Regno del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i canali del mondo, ami di darai loro, tu che togli i canali del mondo. Lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli di sé. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse dei giorni numerosi che si canificano. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò a dire quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della morte. Le pascerò con giustizia. A te il mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capre. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo, il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il nostro sole, per una mano di nulla. Alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, tutti quelli che sono di Cristo.
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato, ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso di cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e vi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Ma quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anche se loro risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, in carcere? Non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a un solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Parola del Signore. Fratelli, la Chiesa celebra oggi la festa di Cristo e conclude l'anno liturgico. Pensate, per noi l'anno termina il 31 dicembre, per la Chiesa, per noi, oggi termina l'anno religioso. Con la prossima domenica inizierà un nuovo ciclo di festività, la Chiesa. I paramenti saranno non verdi come domenica scorsa, non bianchi, ma saranno di un altro colore che esprime che cosa? L'attesa. Paramenti verdi. Ecco, quindi ecco, ci prepareremo al Natale. Ma intanto oggi, ecco, giornata di Cristo. Cristo che si presenta come il re delle nostre anime. Ma sei veramente tu il re? Dirà davanti a lui il giudice, Pilato. Sei veramente il re dei giudei? Tu lo dici, ma è un re diverso da quello che intendiamo noi, è un re delle nostre anime. È uno che si presenta come il nostro pastore, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto nella liturgia, Signore, sei tu il mio pastore. Ci guidi verso i pascoli eterni. Lo conosceremo come piccolo, infatti dicevo l'Avvento, è colui il tempo che ci presenta il Cristo sotto la forma di un bambino. Ebbene. Sarà sputacchiato, sarà deriso, sarà messo in croce, ma risorgerà e sarà il nostro giudice. Ecco, abbiamo sentito il giudice. E qual è la materia di questo giudizio? L'amore che abbiamo espresso adesso e il prossimo. Avevo fame, avevo sete e mi avevo il porgere la mano verso i sofferenti, verso coloro che hanno bisogno di un aiuto particolare. E abbiamo sentito che Cristo è in questi nostri fratelli. E dobbiamo vedere come Martino, che è riuscito a vedere, senza vedere, però ha dato un aiuto a quel poveretto e è apparso Cristo, Martino. Tu non hai visto, non sapevi, ma io ero nel quel poveretto, ecco, in quel poveretto è Cristo. Dobbiamo anche essere attenti, perché un domani questi poveri saranno i nostri difensori, i nostri avvocati. Abbiamo sentito il giudizio finale, ma saremo giudicati alla fine, non del mondo, alla fine di ognuno di noi, saremo giudicati proprio da come ci siamo comportati verso i nostri fratelli. Allora l'impegno della nostra vita, l'impegno di questa esistenza che deve essere vissuta da noi verso il nostro prossimo. Sia lodato. Credo e non so. Creato, e noi uomini per la nostra sorpresa discesa
Spirito Santo, che sia sopra la tua vita, che proceda dalla Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio della tua vita, il Cristo è il Re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nella pace. Diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché tutta l'umanità comprenda che Cristo Gesù è Re di giustizia, di amore e di pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sappiamo condividere con i migranti i beni che noi abbiamo in abbondanza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i cristiani si impegnino a sovvenire alle necessità materiali della Chiesa secondo le proprie possibilità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti possano avere il dono della salute, della sicurezza del lavoro e del necessario della vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la sorella defunta, Tersilla Viola, che ricordiamo in questa Eucaristia, perché il Signore la accolga nel suo regno luminoso di pace eterna, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, nato per salvare gli uomini, aiutaci a riconoscere che la tua regalità nasce dal dono dell'infinito amore offerto per la nostra salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il regno eterno universale
regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia e di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei corpi celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore di Dio dell'universo, il piacere della terra subire della tua gloria, cantando il piacere, benedetto colui che viene nel nome del Signore, santo nell'alto piacere. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni, quelle fusioni del tuo spirito per diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Lascia la pace di ogni parte, non
non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scaviamoci un Signore. Di Dio che togli i peccati del mondo, amo e perdono. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, amo e perdono. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona loro la pace. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prego. O Dio nostro Re, Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale,
fa che obbediamo con gioia a Cristo Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso e di vivere nei secoli. Cristo. Prima della benedizione, una benedizione. Innanzitutto vorrei dire per il nostro Vescovo. Il nostro Vescovo, ecco, domenica, domenica 30, alle 4 del pomeriggio, ci sarà il raduno di tutta la diocesi, con la celebrazione, con il sacerdote, così, per dire un grazie a Sua Eccellenza. Per questi 18 anni che è stato fatto. Quindi domenica chi vuole andare, però ci sarà grande confusione, già domenica le macchine. Ecco, se uno dice voglio andare anch'io, cerchi di anticipare, insomma, non aspettare di arrivare là 4 meno 4 che non trovo più posto. Non so, fate come. Per il nostro vescovo diamo anche un altro saluto, che viene anche il giorno 8 l'Immacolata, come le altre volte viene ancora pregata. Quindi alle 9 verrà pregata per Percorso. Adesso che sia l'ultima volta, ma nel modo vuole ancora venire a partecipare. Pensate che al 7 è l'8, al 7 domenica 7 lui si trova a Assisi per la consacrazione episcopale del nostro vescovo. Sapete che è pratico, quindi deve essere ordinato vescovo, e verrà ordinato il giorno domenica 7 ad Assisi. Quindi ecco, verrà ordinato di Assisi il giorno 7 alle 4. E ancora alle 4, il giorno è la domenica successiva, quindi questa è domenica 7, domenica 14, alle 4 farà l'entrata qui a Tortona. Quindi anche lì a Tortona chi vuole andare, come prima, si prepara bene, va bene? Ecco, questo ho voluto dire, così prepararvi. Prepararvi bene per l'incontro con il nostro nuovo vescovo. Quindi è un impegno che vogliamo fare.